Ciao a tutti, sono Pasquale, questo è Risparmio e benvenuti in un nuovo video. Quest'oggi continuo a grattugiarvi i maroni col portafoglio Ritz, ormai sono diventato un po' pressante e continuerò, per cui è inutile che vi andate a nascondere, continuerò a parlare di Ritz. In questo video voglio andare a fare un recap di quello che è il mio portafoglio Ritz, di quali sono le posizioni, perché le ho scelte, un po' di dati, diciamo, generali e generici sulle posizioni. Prima di continuare, volevo ricordarvi che in qualsiasi momento potete iscrivervi a questo canale e cliccare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video successivo. Oltre al fatto che se questo video è di vostro gradimento, vi do del voi, se questo video è di tuo gradimento, puoi lasciare un bel pollice in su anche adesso, non devi aspettare per forza la fine del video, per farmi capire, per fare capire anche all'algoritmo di YouTube che i miei video sono di tuo gradimento. Tra l'altro fammi sapere com'è l'audio perché ho cambiato microfono, praticamente ho venduto un rene, per cui spero che sia buono. Però prima di cominciare, questa volta, pubblicità. Prima di iniziare non posso non partire senza ovviamente ringraziare lo sponsor di questo video che è Italy Crowd. Italy Crowd è la prima piattaforma nativa blockchain in Europa di lending immobiliare, autorizzata dalla Banca d'Italia attraverso il proprio partner Lemonway. Con 5 anni di attività, 123 progetti valutati per un valore immobiliare di oltre 45 milioni di euro e dei partner importanti come il gruppo Astebook, MSN Capital e Swiss Crowd. La mission di Italy Crowd è di diventare leader nel settore del crowdfunding immobiliare europeo, sia per i proponenti sia per gli investitori, attraverso progetti di elevata qualità e con rendimenti superiori alla media di mercato. Attualmente Italy Crowd sta cercando nuovi soci attraverso una raccolta di capitali in cambio di equity sul portale opstart.it. Tale aumento di capitale, che ha già superato il 200%, consentirà alla piattaforma di offrire servizi ancora più performanti e allargare il proprio ecosistema immobiliare. Se sei interessato a partecipare a questa rivoluzione immobiliare, puoi cliccare sul link qui sotto. Le quote partono da soli 250 euro e diventerai anche tu un protagonista di Italy Crowd. Bene, adesso ritorniamo al computer e andiamo a riparlare del mio portafoglio Ritz. Bene, eccoci ritornati al PC, andiamo subito a parlare di questi Ritz e partiamo dal primo col ticker SUPR, Supermarket Income Ritz. Su questo Ritz ho fatto anche un video dedicato di cosa si occupa. Si occupa di avere immobili nell'ambito dei supermercati, con base principalmente nel Regno Unito di Gran Bretagna, e in linea di massima i negozi posseduti sono Sainsbury's, Morrisons e Tesco. E sono 45 in questo momento. La market cap è di 700 milioni di sterline. Il dividendo attuale è di 5,48%, con asset totali posseduti di 600 milioni di sterline, debiti totali che sono circa 128 milioni di sterline, una crescita stimata dal punto di vista degli earning del 15,8% e una crescita stimata del fatturato del 18,2%. Questo è tutto su base annua, attenzione. Se andiamo a vedere qui un attimino su Simply Post-it, andiamo anche a controllare il fatto che questo Ritz in questo momento ha una crescita che è costante nel tempo, è veramente molto lenta, ha un beta che è meno più basso di quelli che sono i bond americani, non so come facciano. Comunque è una società che ha un prezzo poco volatile. Insieme ai dividendi, nell'arco dei 3 anni precedenti ha reso il 25,6% anno, per cui sono molto soddisfatto di questa mia scelta. Però, visto che abbiamo fatto ciò, andiamo anche a dare un'occhiata al prossimo Ritz, che è Merlin Property SocimI, e SocimI è il termine, diciamo, spagnolo per definire i Ritz. Di questo ne ho già parlato, non in maniera approfondita, magari ci farò un video approfondito più avanti. Di cosa si occupa Merlin? Al settore di immobili commerciali, prevalentemente quelli importanti per le grosse aziende, uffici in Spagna e in Portogallo, un market cap molto più alto di quello di Super, 3,6 miliardi di euro, un dividendo molto importante del 6,57%, ha degli asset totali di 13,2 miliardi di euro, dei debiti totali di 6,2 miliardi di euro, una crescita stimata dal punto di vista degli earnings del 42,8%, mentre per quanto riguarda quello che è la crescita stimata per quanto riguarda il fatturato è un 5,6%. Se andiamo a vedere invece quello che ci dice Simply Wall Street, possiamo andare anche a vedere che dal punto di vista della valutazione il prezzo è leggermente sopravvalutato in questo momento, perché ha avuto una crescita piuttosto importante in questi ultimi giorni. Non so se qualcuno ha avuto modo di vedere come sono andati a crescere i Ritz, ma comunque è distante dai suoi massimi storici.
Dal punto di vista della volatilità, questo REIT è molto volatile e ovviamente ha avuto tutto il crollo che è dipeso dalla pandemia, e per cui non ha reso tantissimo, ma quello che ha reso in quest'ultimo periodo appunto è molto importante, per cui si può vedere in questo caso che il REIT sta andando a recuperare in maniera molto importante. Il terzo REIT di cui voglio andare a parlare è invece AFIN, American Financial Trust. Questo REIT mi piace molto, ha delle particolarità rispetto agli altri REIT un po' più definite. Di cosa andiamo a parlare? Sempre immobili commerciali, retail, nell'ambito degli Stati Uniti d'America, però leggermente più piccolo dei soliti REIT americani, 801 milioni di dollari di market cap, un dividendo che fino a qualche giorno fa era il 13.7, adesso è sceso all'11.21, con asset totali 3.4 miliardi di dollari e debiti totali di circa 1.92 miliardi di dollari, una crescita stimata di earnings del 15.8% annuo e una crescita stimata di fatturato dell'8.5% annuo. Se andiamo a vedere un attimino Simply Wall Street, quello che ci va a dire, ci dice che il prezzo in questo momento è sceso tantissimo, e qui lo vediamo che ha avuto questo crollo pandemico. È un'azienda che, come ho detto anche quando ho parlato di questa azienda nella mia watchlist, è un qualcosa di un po' più rischioso, è quasi un investimento fatto di tipo speculativo che spero mi possa dare dei risultati nel futuro. Come si può vedere è leggermente meno volatile di Merlin, ma aggiungendo i dividendi comunque ha recuperato qualcosina. Negli ultimi 30 giorni anche qui ha avuto un recupero sostanziale, è andato a fornire un ritorno di circa il 31.5% negli ultimi giorni e sto puntando a questo REIT proprio perché lo vedo un po' come quei REIT quasi speculativi che possono dare un'alfa abbastanza importante. Andiamo a parlare di un altro REIT, in questo caso molto famoso, chi ama il settore REIT conosce sicuramente questa azienda, parlo di Stagg Industrial. Stagg Industrial, che è un'azienda che si occupa di immobili industriali, sempre negli Stati Uniti d'America, una market cap di 4-5 miliardi di dollari, con un dividendo, diciamo, nella media, per quello che sono i REITs, un 4.79%, asset totali per 4.1 miliardi di dollari e debiti totali per 1.8 miliardi di dollari. I debiti, appunto, sono molto più bassi rispetto a quello che rispetto agli altri, rispetto agli asset totali, di poco, ma in questo momento. Quello che un po' preoccupa è la crescita degli earnings, un meno 19.1% nei prossimi anni. Questo è un qualcosa che va studiato. Stagg è un'azienda molto stabile che ha un tipo di business molto particolare, per cui quando andrò a fare un'analisi di Stagg andremo anche a approfondire perché la crescita stimata di questi earnings è negativa, ma non è niente che vada a impattare il risultato finale. E stavo dicendo anche una crescita stimata del fatturato di 9.4% annuo. Andiamo a guardare anche Simply Wall Street cosa ci va a dire in questo momento, e ti dice che appunto che il prezzo ha avuto il crollo come tutte le aziende, ma è già ritornato ai massimi storici, ha avuto un leggero rintracciamento adesso, ma ha superato praticamente i massimi storici che erano i $32.94, è arrivata anche ai 31.15, qui anche ai 33.03 che è stato il massimo. È un titolo meno volatile degli altri, che incluso i dividendi negli ultimi 5 anni ha dato un ritorno del 109.7%, cosa che mi piace moltissimo e che spero mi dia anche dei risultati non proprio brutti da vedere. Passiamo ad altro REIT, Store Capital. Chi non conosce Store Capital si occupa di immobili commerciali e retail, per cui non solo grossi centri ma anche piccoli negozietti, sempre negli Stati Uniti d'America. Un market cap di 8.7 miliardi di dollari, con un dividendo anche questo nella media 4.42%, asset totali 8.7 miliardi di dollari, debiti totali per 3.7 miliardi di dollari, una crescita stimata degli earnings dell'8.8% annuo e una crescita stimata del fatturato del 7.8% annuo. Per cui un'azienda che mi piace tantissimo, si può vedere anche che rispetto ad altre aziende ha dei dati un po' più stabili e meno, diciamo, preoccupanti. Se andiamo a vedere su Simply Wall Street, sempre relativa al prezzo, come si è comportato il prezzo in questo momento, possiamo andare a vedere che ha avuto il crollo sostanziale, ma non è ancora ai massimi di $40 ad azione. In questo momento si trova intorno ai 32, per cui spero e credo che oltre al dividendo questa azienda possa andarmi a fornire anche un capital gain. Molte di queste aziende che ho inserito nel mio portafoglio non sono solo per i dividendi, ma sono anche per un capital gain che io voglio avere nel futuro. Prossima azienda, LCT Properties. Questa è l'unica azienda che si occupa di healthcare e anche di case di riposo, per cui non di disposto, come ho scritto nella slide, di case di riposo, per cui si occupa anche della senior care.
anche di healthcare, ma anche di senior care. Un market cap leggermente più piccolo, 1.5 miliardi di dollari, un dividendo qui anche più sostanzioso delle aziende che ho fatto vedere prima, 6.06% anno, asset totali per 1.4 miliardi di dollari e debiti per solo 665 milioni di dollari. Una crescita stimata degli earnings che è in negativo, leggermente 0.5%, ma si prevede anche che nel prossimo futuro ci possa essere una crescita di fatturato del 9.2% su base annua. Se andiamo a dare anche un'occhiata al prezzo Simply Wall Street, possiamo andare a vedere che questa azienda è un'azienda che nel lungo periodo sta dando degli ottimi risultati e praticamente è scesa dai massimi storici a marzo, era intorno ai 50 dollari e adesso si trova intorno ai 35, per cui c'è anche una ottima possibilità di fare del capital gain su questa azienda e non solo dividendi. Se andiamo a vedere anche la volatilità è sotto la media di mercato e con i dividendi nei 5 anni ha dato un solo un 15.7% anno, però comunque è un'azienda che secondo me ha delle ottime prospettive di crescita. Altra azienda che ha secondo me ottime prospettive di crescita è quella successiva col ticker IPR, Innovative Industrial Properties. È l'unica azienda in questo portafoglio che si occupa di immobili che vanno a gestire la cannabis a uso medico negli Stati Uniti d'America. Per chi non lo sapesse, si possono andare ad acquistare delle aziende che producono cannabis per uso medico, ma c'è anche chi come IPR è un REIT che va a fornire tutte quelle strutture che servono per coltivarla, la cannabis, o per produrla. Questa è un'azienda molto interessante, un market cap di 3.4 miliardi di dollari, un dividendo molto più basso di quello delle altre aziende, ma questo perché nell'ultimo periodo, e poi andiamo a vedere su Simply Wall Street, l'azienda ha avuto una crescita paurosa, appunto un dividendo dello 3.03%, con un asset totale di 1.4 miliardi di dollari e debiti che sono veramente bassi rispetto agli asset, solo 230 milioni di dollari. Una crescita stimata dal punto di vista di earnings del 37.2% e una crescita stimata dal punto del fatturato del 28.1%. Ricordo che questi sono dati su base annua. Se andiamo a vedere Simply Wall Street, andiamo a vedere un attimino come si è comportato il prezzo. Quello che dicevo prima si può vedere in questa forma qui, che cresce come se non ci fosse un domani. Possiamo andare anche a vedere che ovviamente, essendo un settore molto nuovo, è anche un titolo molto volatile, ma se andiamo a vedere i rendimenti su base annua, possiamo andare a vedere che negli ultimi 3 anni, inclusi i dividendi, ha quasi dato un 790% in 3 anni, un numero pauroso, per cui è un'azienda che in questo momento, e questo lo voglio far vedere, è secondo gli analisti di Simply Wall Street sottovalutata, ma secondo le mie personali analisi non lo è, perché è vero che ha avuto dei cali in questo periodo, ma comunque è un'azienda che ha avuto una crescita molto ma molto importante dal punto di vista del mercato dei REIT e soprattutto anche del proprio mercato, e non andrei così sicuro che sia così sottovalutata, potrebbe esserlo ma non del 50% e passa. Il prossimo REIT col ticker NNN è National e non National, National Retail Properties, la prossima volta devo stare più attento con le slide. Settore immobili di alta qualità per retail e commerciale USA, per cui grossi centri commerciali di lusso o negozi di lusso. Market cap 6.6 miliardi di dollari, per cui un rizzo un po' più grande degli altri, un dividendo qui leggermente sopra la media 5.45%, asset totali che sono intorno ai 7.5 miliardi di dollari, debiti totali 3.35 miliardi di dollari, una crescita stimata degli earnings del 16.1% anno e una crescita stimata del fatturato del 2.5% anno. Se andiamo su Simply Wall Street possiamo andare anche a vedere che come si è mosso il prezzo. È stata sempre in crescita questa azienda e per cui questa pandemia, fermando i negozi, fermando anche il lusso, ha fermato un po' la crescita aziendale, però ovviamente nel momento in cui i vaccini, questo si spera avvenga a breve, rientrino nella comunità, per cui la gente possa vaccinarsi, tutti i negozi cominceranno ad aprire e avere il proprio flusso di affari come lo avevano in passato. Rendimento e volatilità bassissima, ovviamente essendo negozi di lusso ma anche comunque negozi retail normali, la gente comunque esce per andare a fare gli acquisti, la volatilità non è così eccessiva. Ritorni che anche in questo caso negli ultimi 30 giorni sono migliorati con la notizia del vaccino, ma ovviamente se si va a guardare il lunghissimo periodo ci sono stati dei rendimenti piuttosto bassi che non piacciono a nessuno. Altro hit famosissimo per tutti, immagino tutti lo conosceranno, almeno chi ama i REITs lo conosce, Realty Income col ticker O. I settori immobiliari vari, ha di tutto, Realty Income, vanno dal residenziale al commerciale, ma anche diciamo
ad altre tipologie di immobili, per cui è un REIT che ha una diversificazione piuttosto ampia. È il REIT più grande, viene definito anche di dividend company proprio perché distribuisce dei dividendi mensili. Market cap di 21,1 miliardi di dollari, un dividendo piuttosto succoso, pur essendo così grande come azienda, 4,65%. Asset per 19 miliardi di dollari, debiti per 9,3 miliardi di dollari, una crescita stimata degli earnings del 12,7% e una crescita stimata del fatturato del 7,1%. Se andiamo a vedere la valutazione e come si è andata a muovere il prezzo, possiamo andare a vedere che anche in questo caso ha avuto questa botta pandemica, ma di per sé è un REIT che ha sempre avuto un'ottima crescita dal punto di vista di prezzo e una volatilità molto bassa dovuta al fatto che ha una diversificazione piuttosto ampia. Il rendimento qui è anche basso, ovviamente ha preso, diciamo, la sua bella botta, però diciamo che rispetto agli altri REITs, nel lungo periodo comunque ha tenuto il 49% su 5 anni, più quasi un 10% annuo, inclusi i dividendi, però come si vede rispetto agli altri REIT ha avuto una volatilità molto più bassa in termini di perdite, e questa è una cosa molto importante dal mio punto di vista perché va a dimostrare che diversificando si riesce a limitare, diciamo, la volatilità. È uno di quei REITs che viene tenuto, diciamo, da molti investitori come quasi un S&P 500 dell'immobiliare. Se andiamo a vedere il prossimo REIT, è l'unico REIT che si occupa di residenziale, immobili residenziali, è AVB, Avalon Bay Communities, con una market cap di 21,1 miliardi di dollari, un dividendo più basso della media, un 3,8%, 19 miliardi di dollari di asset totali, 8,5 miliardi di dollari per quanto riguarda invece i debiti, una crescita stimata degli earnings del 6,1% anno e una crescita stimata del fatturato del 3,4% anno. Se andiamo a vedere invece quello che ci dice Simply Wall Street rispetto al prezzo, è un prezzo che di per sé, anche in questo caso, essendo immobiliare residenziale, c'è un po' di gente che non è riuscita a pagare l'affitto in questo periodo, ma si presume che nel momento in cui l'economia si vada a riprendere possa riottenere il lavoro e possa riandare a ripagare gli affitti. Dal punto di vista della volatilità è, diciamo, leggermente sotto la media di mercato, ma comunque è un titolo leggermente meno volatile. Inclusi i dividendi ha dato in 5 anni un 9,9%, però anche in questo caso, con la notizia dei vaccini, negli ultimi 30 giorni ha recuperato tantissimo, dando un ritorno del 20,4%, che non è qualcosa che schifo, non fa male alla pancia, e per cui va più che bene. Passiamo all'ultimo REIT. Questo ne ho parlato anche in passato, ci ho fatto anche un video agli albori del canale, anche se è fatto malissimo quel video, lo dovrò rifare. Apple, scritto APLE come ticker, Apple Hospitality REIT, e si occupa di possedere alberghi di lusso negli Stati Uniti d'America. È un REIT molto importante, è stato il primo REIT che ho messo in portafoglio, una market cap di 3,1 miliardi di dollari. Apple è l'unica azienda che ha sospeso il REIT, di quelle che ho, che ha sospeso non il REIT, il dividendo, per andare a conservare liquidità. Di per sé l'azienda non è mai stata in pericolo di andare a fallire o di avere delle forti ripercussioni dal punto di vista monetario, ma proprio per garantire la stabilità aziendale ha preferito interrompere il proprio dividendo, che riprenderà entro il nuovo anno, si presume gennaio. Inizialmente si era pensato a novembre, ma poi hanno preferito riportarlo a gennaio in modo che il vaccino possa andare in circolo. Asset totali per 5 miliardi di dollari, debiti per 1,8 miliardi di dollari, earnings stimati di crescita del 111% e una crescita stimata del fatturato del 23,9%. Se andiamo a guardare invece il prezzo, questo è uno di quei REITs che si usa solo per il dividendo. Il prezzo è ballerino, va su e giù in base alle cose di mercato, ha avuto dei massimi intorno ai 19. Se andiamo a guardare, diciamo, gli ultimi 3 anni, si può vedere che è un REIT che ha avuto questa brutta botta, però in realtà ha dei prezzi che oscillano fra i 19 e i 15, un prezzo piuttosto stabile, non si può vedere anche qui della volatilità che nella media di mercato. E anche qui uno di quei REIT che alla notizia dei vaccini ha recuperato tantissimo. Ovviamente non ha recuperato niente negli ultimi tempi in funzione, diciamo, con il dividendo perché lo hanno sospeso, ma ha recuperato solo per capital gain e negli ultimi 30 giorni ha dato un più 38%, che non è un mal di pancia. Bene, ragazzi, questi sono i REITs che ho nel mio portafoglio. Spero che questa cosa sia stata di vostro gradimento, perché ovviamente ci tengo tanto al portafoglio REITs, lo sto sviluppando e andrà a occupare il 40-45% del mio portafoglio totale. Le mie ragioni le ho spiegate già in passato, ma non guardo ai dividendi come ora,
quei 5, 10, 20 euro mensili che possono entrare in dividendi, ma guardo ai prossimi 20 anni. È un qualcosa da lasciare anche ai miei figli. Prima di andare via, però, devo ricordare che posso essere seguito sul mio blog www.risparmioinvesto.com, dove pubblico un articolo ogni lunedì su Instagram col nome io underscore risparmio, e poi su questo canale YouTube, dove pubblico ogni martedì e ogni venerdì un video, e dove ogni giovedì ci ritroviamo per la diretta di Buonanotte Mercati. Bene, anche per oggi è tutto, e prima di andare vi ricordo sempre che se siete nuovi su questo canale potete sempre iscrivervi e cliccare la campanella delle notifiche per non perdere nessun video successivo. O anche lasciare un bel pollice in su se questo video è stato di vostro gradimento. Bene, anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!